Non bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra nozze Barry Challenge. E siamo qui con la nostra Deidre, ragazzi, che in piena notte si sta prendendo cura del piccolo Kiro. Perché sì, vi ricordo che la nostra ha avuto Kiro, un parco letto, ovvero l'erede della terza generazione del Nozzo Barry Challenge. E tutti svegli per colpa di Kiro che piange, mettiamola in questo modo? La nostra è tornata, ragazzi, è distrutta, è tornata ora dal lavoro. Tesoro, vai a dormire. Milton si alzerà e verrà qua a cucinare qualcosa, perché, uh, vediamo un po', cucina, io lo immagino che magari, no, non vuole essere di, di impiccio, ragazzi, non vuole intromettersi, però sente il piccolino che piange, quindi, no, magari potrebbe preparare tipo una colazione uh, anticipata, vai. Molto anticipata perché sono uh, le 3 del 3. Comunque, vabbè. Uh, lavati le mani. Manca poco alla scomparsa di Milton. Ma certo che no, non manca poco alla scomparsa di Milton. L'obiettivo è farlo rimanere giovine, almeno fino, uh, fino a che Kio comunque non sarà adolescente perché sì, vorrei tenerlo almeno fino a quel momento. Perché comunque io immagino, visto anche eh, un po' diciamo le, mh, gli interessi, quelle che saranno le aspirazioni, un po' no? Di Kiro quando sarà più grande, immagino comunque che Milton debba essere presente, ragazzi, per forza, insomma. E durante questo capodanno, a quanto pare il nostro ha in mente qualcosa. Eh no, cerca di avere un figlio non possiamo, però romantico. Accarezza la guancia e lui, ovviamente, allora Che ne dici? Ora che la nostra piccola opera d'arte sta dormendo. Certo non perdi tempo, eh? Non hai fatto neanche colazione, vuoi un cappuccino? Hai le energie, sì, oh, mio piccolo dolce muffin. Non chiamarmi mio piccolo dolce muffin. Va bene, ma io non prendo, non prendo tempo a prendere mosche. Quindi figurati, le ho come le energie. Vedremo. Metti in dubbio la mia parola. Eh? Direi di averti dimostrato il mio, la mia totale devozione per questo nostro progetto. Mi sono trasferito qui... Sto mangiando cibo spazzatura. Beh sì, devo ammettere che non hai ancora preso l'aereo, e non sei fuggito. Ammirevole, Rengi. Come potete vedere, lei mantiene questo tono molto, no? Scicchettoso come è da lei de del resto, ragazzi. Vai, e quindi sì, Milton caro? Se vuoi morire congelato, questo è proprio. Metti questo. Questo è proprio, no? Ehm, il modo migliore per conciarsi, ad, 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 fermi. Ok. Vieni qua, Milton, perché non è cattiveria. Eh, cioè, patata, fai qualcosa. Trova, trovati un hobby, cioè, nel senso, non è che possiamo stare qua tutto il giorno. Allora, fai una cosa, Milton. Senti. No, però mandarla fuori con questo freddo non voglio. Allora. Torni in vita tesoro. Oh, sì perché noi vogliamo organizzare una bella festicciola oggi, ragazzi. Quindi vatti a fare una doccia, e Milton. Lavorerà sul piatto. Quindi. Uh, cucina. No, 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 non cucina. Non cucina, non cucina, ragazzi, perché faccio queste cose, via, uh, no, uh, cucina un pasto grandioso, questo volevo dire. Cena a base di tacchino al tofu, perché vi ricordo che Milton, ragazzi, ovviamente è vegetariano. Quando hai fatto, cara? Tu vieni qui, guarda un canale, vai e riprenditi. Eh sì, ragazzi, come vanno le cose in casa Ma uh, Le cose vanno così e così: nel senso che Milton non è comunque felice della situazione di sua figlia, uh, del, di Renji. Adora la. Sarebbe cioè, <ride> qualunque cosa per lui, però. Comunque non approva, ragazzi. Non, non ha cambiato idea nel senso. Lo adora. Non, non potrebbe mai immaginare ormai un giorno senza di lui, però, ragazzi. Comunque non, appro non approva, ecco. E questo. Ok, ragazzi, dunque la nostra Violet sta preparando dei biscotti. E qui uh, ha preparato uh, cena a base di tacchino e Milton cena a base di tacchino al tofu. C'è una cosa terribile, però purtroppo, ragazzi, ovvero mi è arrivato questo. Manca poco la scomparsa di Violet tra il massimo da questi ultimi giorni. E quindi sì, uh, ahimè, Violet tra poco ci lascerà. E non ho intenzione, ragazzi, ve lo dico già da subito di far prendere pozione anche a lei, perché Milton rimane. Mh, sì, iniziamo. Milton rimane in vita perché ci sta appunto questa cosa mm, dell'erede. È legato mm, all'erede. Però mm, lei no, ragazzi. Quindi, quando sarà il suo momento, se ne andrà. Milton ha ordinato dei fuochi d'artificio. E quindi la festa con cena che ho deciso di organizzare perché la nostra vorrebbe guadagnare l'argento in un evento di festa con cena. Sta per avere inizio. E sono stati invitati qua i pargoli di Milton, solo i pargoli, ragazzi. Perché obiettivamente io ho immaginato che ormai. Um, comunque, ecco, all'epoca le mamme, all mamma mia, tesoro, sei splendida. Quelle che erano all'epoca le mamme. Um, caro, come ti sei conciato? Vabbè, perché è una festa, ok, hai ragione eh, Quelle, comunque, le mamme, diciamo, ormai abbiano fatto la loro vita, insomma, no? Quindi, ehm, magari lo stanno trascorrendo con i propri compagni, ecco, immaginiamo questa cosa Quindi sì, eccovi qua che arrivano, ragazzi Eccoli! Allora, facciamo una bella cosa eh, Azioni Forma un gruppo Cerchiamo di dividerceli, ragazzi. Allora, Pablo, Michael, Sofia, Jackson, Rain. Eh, sì, Kevin e Mira. Lei, allora, intanto, questi stanno nel gruppo con lei. Poi gli altri, mano a mano che arriveranno. E stavo facendo lavorare un po' a tutti, cioè nel senso loro due. Sul carisma, no ma tesoro tu no, è vero tu l'hai completato il carisma, ma che però ti faccio fare anch'io ragazzi, buonanotte, tu stai più che a posto, quindi dai fai, vai arrivare qua ai tuoi fratelli, vai qui insieme, e Milton ragazzi immaginiamo magari seduto stava qui a, a godersi, no? Qualcosa in tv, tu pulisci tesoro, mette il nostro Rangy, caro Direi che può andare bene per, per adesso, dai, basta. Sei padrone di casa, sì, fino a una certa. Allora muoviti, per favore. Oh, bene, il Capodanno sta per iniziare, ragazzi. Allora, fermi tutti. La nostra stupenda, come sempre, verrà qui e ringrazierà per la presenza, no? Anche perché i suoi fratelli e sorelle non hanno, non hanno conosciuto... Milton, fai una cosa, bravo, crea il gruppo con i Pargoli. Non hanno ragazzi, dicevo, conosciuto né Reggie ancora, né tantomeno il nipotino. Quindi, uh, chi dobbiamo inserire ancora? Rafael? Due ragazzi che c'è. Rafael, loro, loro tre, se non sbaglio. Ok. E quindi sì, fai venire qua i tuoi figli, Milton, vai qui insieme, basta guardare la televisione tutti insieme appassionatamente trascorreranno il capodanno. Quindi direi che la nostra appena li vede chiamerà il pasto grandioso e lo stesso farà poi Milton, ragazzi. Ma non sabotare il cibo, chiama il pasto grandioso Milton, ti prego. Tu ovviamente questo non lo prendi, chiamerà il pasto grandioso Sempre a ciarlare voi, forza, andate a prendere. Madonna Pablo Tesoro, ma è il caso di presentarsi praticamente conciato così? Io non lo farei. Vabbè. Quindi sì, chi, più... chi riesce a sedersi, si sieda. Insomma, fate un po' quello che però vi pare. Forza, su su, accomodatevi. E lui rimane un po' scioccato perché sì, l'aveva avvisato. L'aveva Cioè Daedrely l'aveva detto che aveva molti fratelli e sorelle Ma non pensava Goditi la compagnia Con i tuoi figli dai Forza E ragazzi ovviamente la prossima volta Inserirò la MCC Perché voglio che tutti loro Abbiano la propria vita Comunque no Tesoro piccolino chiama Quindi molla il piatto Oh, patato, sì, la mamma arriva, va arriva a nutrirti, non ti preoccupare, arriva subito Mentre Milton, ragazzi, è qui Allora, siete tutti zii, eh, siete contenti? E questo, ragazzi, è il fornitore di catering, vabbè eh, Non sarà una festa a obiettivi, quindi purtroppo, tesoro, non riuscirai a prendere l'argento Questa è una, è una cosa simbolica più che altro, ragazzi, che ho organizzato per lei quindi, dai, chiedi della carriera, goditi la compagnia, ringrazia per la presenza, insomma, un po' tutto. Uh, caro, azioni, aggiunge al gruppo, dai. Mentre la nostra, e eh, va avanti con la genitorialità. Brava, tesoro! Ma sei bravissima! Eh, vorrei tanto farlo vedere a... Mm, ai fratelli, però, ragazzi, capite bene che stiamo qua a vent'anni. Quindi, al massimo, la nostra farà vai qui insieme. E anche Milton farà vai qui insieme in modo tale che tutti possano venire qui a, a guardare, comunque a conoscere il nipotino. Immaginiamo, ragazzi, che arrivando tutti qui lo stiano conoscendo, tesoro. Uh... Dai, vieni qui, vai qui insieme. Ovviamente chi più chi meno, ragazzi, in qualche modo ce la faranno tutti. Allora, e la nostra? Un po' indaga, ragazzi, no? Quindi dirà: eh, condividi lo spirito di Capodanno. Allora, siamo una famiglia un po' rumorosa. Me ne rendo conto, ma spero insomma, che tu sia a tuo agio. Chiedi del cibo, era buono? Sai, la mia famiglia è una famiglia importante, grande, e non ci siamo mai fatti problemi! La famiglia vi diviene prima di tutto. La pensi anche tu così, ma certo, ovviamente, la penso proprio così. Cena a base di tacchino. No, non era questo tesoro, il tuo piatto, era questo. Rengi, mi raccomando, perché vedi, non starò qui per sempre. Se ti servono dei consigli o dei libri, mi raccomando, non esitare. E lei, mamma, cosa, di cosa state parlando? Ma non niente di viaggi, tesoro, dovresti viaggiare di più. Certo, lei farà una conversazione profonda. Mamma, ti conosco. Ecco, lei ha scoperto che Rengi, ragazzi, è perfido. È perché sì, c'è questo piccolo aspetto caratteriale del nostro Renji che preoccupa no? la nostra Violet, ovviamente, come qualunque mamma, ragazzi. Ve lo direi, chi non si preoccuperebbe all'idea che sua figlia stanziava un tizio che è perfido? È ovvio, no? Milton, è invece, qua che si coccola il nipotino. Questo con le tronne, ma c'è un bimbo che dorme. Per favore. Ma io, ragazzi, non ho parole. <ride> mio, mio fratello è veramente un imbecille. Beh, ok, va bene, caro, grazie. Non si dicono queste cose, però, vabbè. E lui che sta qui. Non avete svegliato il mio nipotino. Vabbè, ok, ragazzi, insomma, abbiamo capito. È una famiglia sempre molto unita e, e che non, non è che crea casini di più. Tesoro, impara a conoscere tua madre. Direi che la conosci da quel dì. E la nostra quindi si permette di dare consigli. Uh, dov'è, dov'è, dov'è? Dai consigli genitoriali. Uh, ragazzi, questo bimbo adorabile makiro è un ufficiale produttore di cacca. Scusate ma. La fa in continuazione, proprio, non, non c'è speranza che smetta. Allora, eh, vogliamo dare un senso a questa serata, ragazzi? Magari, dai, accendi. Brano estivo. Ma che, ma che, ma quale brano estivo? Metti un po' di. Melodie strane, no? Eh, mettiamo. Mmm. -hmm. Cosa mettiamo? No, classica no, un po' di musica blues. Ce lo vedo Milton. Vai Milton, scatenati nelle danze. Tu tesoro, vai, ecco, vai in bagno perché altrimenti ti vedo male. E tu sei a posto, hai già fatto quello che dovevi. Mentre la nostra no, quindi dai. Uh, 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 uh tutti qui, tutti qui. Guarda il canale attuale insieme, guarda il canale attuale insieme. Ma che sabota, ti saboto io qualcosa. Eh, allora, qualche neurone, vieni qua. Guarda la tv di Capodanno. Finirà la festa con cena, ragazzi, ma non finisce ovviamente eh, il Capodanno. Loro sono stati invitati qua per la festa con cena, tutti, eh, quindi probabilmente se ne andranno. Però, ragazzi, vabbè. Rengi, caro, balla, dedicati anche tu un po'. Allora, dai che tra poco eh, faremo anche i fuochi d'artificio, va bene tesoro? Perché Milton, sì, come dicevo prima, li ha comprati. Quindi Milton, caro, possiamo iniziare a posizionare qualcosa qui all'esterno? Mettiamo uno, due, tre. Ecco questi. E magari metterei anche questi. Perché Milton, ragazzi, si è sbizzarrito con i fuochi d'artificio. Voglio dire, Milton, ragazzi, che. Non ci dà giù con i fuochi d'artificio. Eh, sarebbe un enorme controsenso. Ma quanti cappero? Scusate, ma. Ah no, 10, ok. Premio guadagnato. Se è una festa, vabbè. Mm -hmm. Poi la farai, vai, Violet, tesoro. Se riuscirai ad arrivarci. Accendi i fuochi d'artificio, vai, Milton. Tu non ne hai bisogno. Tu dai, accendi i fuochi d'artificio, tesoro. Si sì, sei sempre col plumbob girato. Viene ad accendere dei fuochi d'artificio. Hanno stabilito dei propositi, ragazzi. Ovvero Milton ha stabilito il proposito di scrivere un libro. Le sue memorie. La nostra violet di completare la presa miliare di un'aspirazione proprio per guadagnare l'argento in, in un evento di festa con cena. Qui ragazzi sta fa un freddo barbino. Poi c'è Renji che ha stabilito di trovare un partner, perché vi ricordo che ora ha qualcosa da chiedere alla nostra Deidre. Poi Deidre di ricevere una promozione, perché ovviamente cosa poteva chiedere lei e la piccola Strawberry, ragazzi. Con i fuochi sta accadendo di tutto e di più. Oh, Milton, fermi tutti però, perché sei conciato in questo modo. Milton, cambiati, caro. Um, vediamo un po'. Dai, qualcosa di. Mettiti questo. E poi. Guarda il conto alla rovescia della mezzanotte. Tesoro, tu direttamente. Guarda il conto. Vogliono tutti sabotare il televisore qua, ragazzi. Ma che è? E anche tu, caro. Stai guardando. Tu lascia perdere. Lascia fare. Tanto stai. Stai messo già bene. Dai, tutti a guardare il conto alla rovescia. Uh, ragazzi! Ma quanta audacia, però, tesoro. Da questi due hanno avuto una vita parecchio movimentata, eh, ragazzi. Hanno avuto una vita parecchio movimentata io. Vi invito a guardare la prima generazione della Nozzo so Berry Challenge se se ve la siete persa, ecco, perché ne vale la pena. Quindi vai a dare il bacio Oh. Basta, sì, te, con sta musica. Tu vai a dare il bacio, Romantico bacia. Immaginiamo, ovviamente, ragazzi, che tutti i fratelli. Uh, comunque, si siano presentati. Eh, lei non approva, ragazzi. Non lo approva proprio. Si siano presentati, ovviamente, con Ranch. Come fa mia figlia a essere così cieca? Vedi, lo so che il nostro era soltanto un accordo prettamente. Economico Oh ti prego non parliamo di accordi oggi Pensiamo soltanto a A divertirci Quindi balla Anche tu tesoro balla un pochino Beh no non volevo pensare a quello In realtà volevo pensare a qualcos'altro E lei è cosa? Chiedi di diventare la fidanzata Ragazzi Beh vedi Lo so Non sono qui a chiedertelo con un mazzo di fiori perché so che il nostro è un accordo però se l'accordo deve essere guardate milton che si impiccia milton butta milton fai finta di ballare ma in realtà è eh, guardatelo ragazzi butta l'orecchio per cercare di carpire informazioni se il nostro accordo sta dicendo Rangy deve essere credibile comunque non credi che quantomeno dovremmo stare insieme oh veramente ok va yes. bene sì oh. uh. mi sembra sensato il tuo ragionamento e quindi, proposito realizzato, perché è diventato il fidanzato di Deidre, ragazzi. E Milton butta l'orecchio, ragazzi, me non lo so, Si perfido con Deidre. Quella è la natura ragazzi poi eh Quindi direi che a questo punto La festa è stata carina ragazzi Tutti sono venuti tutti i fratelli Le sorelle della nostra Deidre I figli di Milton Insomma così direi di mandare a nanna Milton perché non ce la fai più tesoro Interrompiamo il capodanno Perché tanto ragazzi miei hanno avuto successo per tutti Quindi e direi di vederci a questo punto Il giorno dopo quando i nostri saranno un pochino più pimpanti, mettiamola in questo modo, spegni sto coso perché sì, perché i nostri dovranno festeggiare il compleanno del piccolo Kiro, che finalmente ragazzi, non vedo l'ora, già diventa un toddlerino. Violet, ragazzi, ha preparato una torta. Una torta ovviamente simbolica, perché sappiamo tutti che quando i piccolini. Cioè, sono così, proprio, sono bebè. Sono così, cioè, sono neonati, sono così piccoli. Non possono, ovviamente, eh, passare d'età con la torta. però eh, lei l'ha fatta simbolica più che altro per loro. Ecco, quindi, tesoro, vieni qui. anche Renji verrà qui. Fidanzati ufficialmente ah? con Dedra, ragazzi, un fiume in piena. Proprio, addio. Ah. Eh, e lui vieni qui. Dai, vieni qui. Vieni a baciare. Volevi baciarla, vero? Baciare, sì. E poi essere amichevole. Perché magari, diciamo che. Allora chiederà a entrambi: Siete emozionati? Eh, sembra ieri che ti sei trasferito qui. In effetti è ieri, Milton. Però vabbè, dettagli, insomma. Qui il tempo passa alla velocità della luce. Sarebbe la mia, i miei genitori ancora ci danno dentro. No, tesoro, vabbè, non è questo. Vai così, papà. Oggi è una giornata di sole meravigliosa. Il mio nipotino sta per crescere. Siete felici, ragazzi? Eh? Sembra ieri, vero? Ancora si danno la mano, ragazzi. Immaginate che è passato del tempo. Ovviamente, perché se Kilo sta crescendo, magari io immagino che. Mh, non sia stato sempre qui in pianta stabile. Comunque, ragazzi, che magari abbia anche fatto un po' avanti e indietro, no? Sempre molto attento, magari con le videochiamate, sempre molto presente nella vita di Kiro. Però abbia fatto un po' avanti e indietro anche con, uh, a casa del padre, diciamo. Yes. Quindi sì, c'è ancora molto distacco. Ora, non è arrivato ufficialmente l'avviso, ragazzi, però come potete vedere, siamo nel giorno. È il compleanno oggi di Kiro, quindi domani si festeggia il carnevale. Quindi nel prossimo episodio porteremo Kiro a festeggiare il carnevale, ragazzi. Che bello! E uh, per ora, quindi verranno tutti qui. Solo loro ragazzi, per ovvi motivi Al Passare d'età il piccolo Kiro E con il passaggio d'età ragazzi Del piccolo Kiro Io direi di fermarci qua per questo episodio Nel prossimo festeggeremo il carnevale Ragazzi Una cosa meravigliosa E installerò la MCC come vi ho detto Perché in questo modo uh, potranno avere Un'autonomia anche i fratelli e le sorelle di Deidre Oddio è cresciuto con i capelli Ragazzi Molto triste, no. Patato, perché sei molto triste? Ma per quale motivo? Allora, ragazzi, sulla base della terza generazione, vi dico che io lo immagino curioso. Quindi, veri e propri esploratori, questi bebè, sviluppano l'abilità di pensiero un po' più velocemente. Non sono mai felici come quando imparano qualcosa e si rattristano se non hanno imparato nulla di recente. <ride> Oh, fatemelo vedere, fatemelo vedere, fatemelo vedere. Ora, a parte la tristezza, tesoro, ma da chi hai ripreso questi occhioni? Ma da chi li hai ripresi questi occhioni, patato? Comunque i capelli, se vedete, il colore originale è rosso, ragazzi, quindi i capelli sono di deidre. Fatemelo vedere bene, invece di avere questo faccino, questa espressione triste, patato. Fatemelo vedere, ora ovviamente ragazzi nel prossimo episodio voi vedrete anche il cambio look Guardatelo, guardate che faggino ragazzi, è bellissimo Ma da che hai preso questo colore? Mm, Rengi ce l'ha verdi, sì però non così Vabbè gli occhi diciamo sono verdi, sono quelli di Rengi, mettiamola in questo modo E credo anche il pallore. Ragazzi, proprio onestamente, fatemelo vedere bene, sì, anche il pallore, perché veramente, mi sembra, vedete, molto più chiaro di Deidre, proprio darsi che mi sbaglio, dovrei vederlo bene nel cast, comunque, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento, vi ricordo ragazzi che... Nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi: programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, andate. Ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina. Perché guardatelo! Guardatelo! Non vuole! Dio mio, ragazzi, già un caratterino fenomenale. Eh, iniziamo bene. Hai preso anche il carattere dalla mamma, patato? Eccola qua. Prima, dici la prima foto, ricordo. Del piccolino, che meraviglia, ragazzi. Queste sono le gioie della vita. Io volevo fare una foto, ma ecco, eccola qua, la reazione, ragazzi: a una madre che cerca di confortare il proprio figlio. Che bello. Quindi andate nei loro canali, ragazzi. Iscrivetevi, mi raccomando, e attivate la campanellina perché solo, soltanto in questo modo. ehm... Um, riceverete una notifica, scusate, quando qualcuno di noi, prova a confortarlo tu Milton, ehm, pubblicherà un video nel proprio canale, quindi mi raccomando ragazzi, mi raccomando, vediamo, oh dal nonno sì, dal nonno Milton si, sì! cioè, no, ragazzi, cioè, mamma mia tesoro, ecco, vedete il legame di cui vi parlavo, già si è instaurato questo legame, è proprio una cosa meravigliosa ragazzi, bellissimo, questa è un'immagine bellissima, ragazzi. Veramente bellissima. È, è stupendo, proprio. Li adoro. Ora, ovviamente, io farò un bel cambio look perché non lo posso soffrire inconciato in questo modo, ragazzi. Però, poi ve lo mostrerò. Quindi, che dire, io vi auguro un fantastico inizio settimana. Una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete più che bene. Sul Sul Simmers.